Bene, buongiorno a tutte e a tutti. Allora inizio con i necessari ringraziamenti, prima di tutto a Maurizio Fabbrica e qui, a Rodolfo Cilloco, a Giancarlo Scotoni, persone senza le quali questo convegno non si sarebbe potuto realizzare. Un ringraziamento anche a Marina Leone, che è l'autrice del logo e l'autrice della locandina, ma anche a Pino Ippolito Armino, che anche in questa occasione è stato prezioso per risolvere problemi tecnici, perché ha trasformato una bella locandina in qualcosa di più immediatamente comunicabile. Un ringraziamento naturalmente alle amiche e agli amici che sono venuti da altre città d'Italia e che hanno dovuto affrontare una città scassata come Roma, come tante altre città d'Italia, che Enzo Scandura definisce corsi di sopravvivenza, perché vivere in queste città è veramente un'esperienza di sopravvivenza all'inferno urbano. Allora, questo convegno è esplicitamente, dichiaratamente, per una parte, un convegno analitico e vuole offrire contributi di conoscenza dei problemi che ci sovrastano, dei grandi problemi, di alcuni almeno dei grandi problemi ambientali del nostro tempo. Tuttavia, come dice la partizione in due mezze giornate di questa assemblea, non si tratta di un cenacolo, scientifico, accademico. Già le stesse relazioni, analitiche, vogliono offrire degli obiettivi, indicare delle strade da percorrere per trovare una soluzione ai grandi problemi. Ma noi già, oggi pomeriggio abbiamo le relazioni di uomini politici, di rappresentanti delle varie organizzazioni, di gruppi, di giovani che sono presenti sul territorio da anni e che combattono, una battaglia civile, politica e culturale di primo ordine. Io credo, lo dico molto rapidamente, che uno dei limiti storici, tradizionali del movimento ambientalista consista nello scollamento tra la dimensione globale e la dimensione locale. È un limite noto, ma che non riusciamo, se non raramente, a superare. Noi chiediamo ai governi di cambiare le politiche energetiche, di smetterla con l'uso dei carburanti fossili, chiediamo di non certificare il verde, di non finanziare l'agricoltura industriale, ma poi non abbiamo obiettivi ravvicinati, concretamente perseguibili, no? Da indicare ai cittadini per mobilitarsi. Un fine dunque di questo convegno è indicarli queste prospettive, queste possibilità. Allora, a questo fine io ho preparato una carta di Roma, ampollosamente detta così, ma possiamo darle il titolo che vogliamo, in cui sono elencate tutta una serie di indicazioni. Dovrebbe circolare questa. Sì, l'abbiamo messa in testa. Circolerà. È un insieme di proposte, sia di carattere politico generale, sia di carattere più mobilitante, che naturalmente va poi riempita con le suggestioni che emergeranno dal dibattito di questa giornata. Purché naturalmente il testo non diventi un'enciclopedia in più volumi, naturalmente deve restare l'agilità di un manifesto, però io credo che, poiché nella stampa e nella televisione parlerà di questo convegno, sia necessario lasciare un punto di riferimento a cui nei prossimi mesi e anni ci si rivolgerà, come di un testo fondamentale di orientamento politico di tutti coloro i quali si impegnano sul terreno dell'ambiente. Voglio qui dire una cosa centrale per la nostra riflessione.
E noi non ci riuniamo qui soltanto per, diciamo, fare previsione delle minacce prossime venture, no? dei disastri che ci si preparano. Questo per una ragione molto semplice. Noi non dobbiamo fare più previsioni. Noi siamo già all'interno del collasso della biosfera. Siamo già dentro la distruzione degli equilibri secolari su cui il pianeta si era eretto sino a poco tempo fa. Allora, è un'affermazione, come dire, che io penso sia ovvia, non so se lo sia per tutti, ma basta guardarsi attorno per vedere che questo è vero. Guardiamo allo scioglimento degli acciai che procedono a una velocità in ogni latitudine della Terra, a una velocità che sorprende, ha sorpreso perfino le previsioni degli scienziati. Gli incendi devastanti che mandano in fumo migliaia di ettari di boschi e di foreste sono diventati la norma a tutte le latitudini del pianeta, dalla Siberia nel 2021 al Portogallo nel 2022, dove è stata distrutta un'area che era pari a 9 volte l'area di Lisbona. Gli incendi annuali in California che durano mesi, quelli di quest'anno in Canada e in Grecia, dove sono stati distrutti 73.000 ettari di bosco e di macchia mediterranea. Il fenomeno della siccità. Ci sono regioni del mondo dove non piove da anni. Nel 2020, secondo statistiche recenti, il 19% della superficie del globo è stata colpita da siccità estreme. Ebbene, dal 1950 al 1999 questa dimensione non aveva mai superato il 13%. Secondo le Nazioni Unite, 2 miliardi di persone non hanno accesso all'acqua potabile. Manca l'acqua, ma quando arriva, quando piove, lo fa in forme sempre più distruttive. Naturalmente è inutile che qui faccia l'elenco delle alluvioni che si sono succedute, ma ricorda almeno che una è avvenuta in Italia, in Emilia-Romagna, dove ha prodotto danni ingenti, dove una città, Ravenna, stava per essere sommersa. Ma non posso ricordare, a proposito di alluvione, quanto è accaduto nella Libia nord-orientale pochi giorni fa, dove per il crollo di 2 dighe abbiamo avuto una delle più disastrose catastrofe umanitarie della storia dell'Africa, della storia, decine di migliaia di morti. Questo è avvenuto per una novità drammatica, e cioè l'ingresso nel Mediterraneo dei cicloni. Il ciclone Daniel ha prodotto questi danni. Pensate, in Cirenaica sono cadute in 24 ore 241 millimetri di pioggia in 24 ore, una quantità superiore alla media annuale. In un giorno quanto cade pioggia in un anno. E questo ciclone che ha fatto i maggiori danni in Cirenaica ha colpito prima la Grecia, poi la Turchia e la Bulgaria. Infine, l'estate del 2023 è l'estate più calda dalla 1940, cioè da quando esiste la possibilità di misurazioni climatiche globali. È un dato che ci viene fornito dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale e dal Sistema Satellitare Europeo Copernicus. Allora, questi non sono più sintomi, questi sono effetti del collasso della biosfera. Noi non dobbiamo più prevenire, certo, questo ci tocca farlo sempre, ma soprattutto fronteggiare. Noi dobbiamo fronteggiare catastrofi, le catastrofi
che diciamo accompagnano la nuova storia dell'umanità sulla Terra. Siamo approdati a una nuova fase del rapporto fra gli uomini e la Terra. Naturalmente questa è una consapevolezza drammatica che dobbiamo avere, tuttavia io voglio precisare che non possiamo cadere in una visione catastrofista, perché un messaggio senza speranza non produce mobilitazione, non dà indicazione di lotta, crea passività e rassegnazione. E allora dobbiamo chiarire un punto, non cadere in una visione malthusiana del rapporto uomo-ambiente. Vedete, la Terra ha sufficienti risorse per sostenere la prosperità e una vita dignitosa a tutti i viventi. Alcuni dati. Oggi, questo è un tema su cui interverrò nella mia relazione sull'agricoltura, oggi si sprecano nel mondo 1.300.000.000 di tonnellate di cibo, sufficienti a sfamare 4 miliardi di persone. L'agricoltura industriale consuma il 70% delle risorse idriche del pianeta ed è dovuta a un'impostazione sbagliata, imposta dalla rivoluzione verde, che si può profondamente cambiare con risparmi giganteschi di acqua. Secondo i calcoli degli scienziati, i minerali necessari a sostenere una società tecnologicamente avanzata basteranno per i prossimi secoli, senza considerare le possibilità del riciclo. La tecnologia che possediamo e le nuove che nasceranno ci consentono una transizione energetica verso le energie pulite. Dunque, da un punto di vista tecnico e materiale, le possibilità di una diversa storia dell'uomo sulla Terra ci sono. I problemi, come sapete, sono eminentemente politici. Noi viviamo all'interno di un modo di produzione e di consumo, quello capitalistico, che è arrivato all'apice del suo sviluppo, del suo dominio globale, è diventato un sistema di saccheggio del pianeta Terra. Aggiungo che questo modo di produzione si regge su un'organizzazione per stati nazionali in reciproca competizione, quando non in guerra, che rischia di far terminare la nostra storia in una catastrofe globale. Il grande umanista Giorgio Steiner ha scritto una volta: di fronte ai drammi del nostro tempo, può darsi che tutto finisca in un massacro. In parte dipende da noi se questo non accade. Su questo tema, comunque, sul tema degli stati, Luigi Ferraioli ci dirà cose molto più precise e molto più competenti. Devo aggiungere che l'Unione Europea, l'avanguardia possibile di un nuovo ordine mondiale, sta tradendo le ragioni fondative della sua nascita. I vari stati che ne fanno parte si stanno acconciando a investire il 2% del loro prodotto interno lordo in aumento di armamenti, in spese di armamenti secondo i dettati della NATO, cioè secondo il volere di un'organizzazione militare dominata da una potenza straniera, dagli Stati Uniti. E addirittura, notizia di ieri, l'Unione Europea in proprio investirà in spese ulteriori in armamenti per il 2025. Dunque, mentre la biosfera collassa, si investono somme ingenti destinate a distruggere i viventi, devastare ecosistemi, distruggere animali, vita in vari angoli della Terra. Quanto durerà questa follia? Il collasso della biosfera, le alluvioni, le siccità, la distruzione delle foreste, le guerre spingono alla migrazione milioni di disperati. Con quali muri li fermeremo? Ecco, la nostra civiltà è davvero a un bivio drammatico.
senza una mobilitazione di tutti i cittadini, senza un nuovo progetto politico globale, i problemi diventeranno irrisolvibili. Forse, giunti a questo drammatico passaggio, quando le ragioni della comune salvezza diventeranno più evidenti, forse potremo cambiare il corso di una storia secolare ormai giunta al suo termine, la storia del capitalismo. Questa è la nostra speranza, almeno. E la speranza, cari amiche e cari amici, si alimenta in due soli modi: la conoscenza e la lotta. Buona giornata e a te, amico.